Questo punto all'ordine del giorno. Mozione di indirizzo urgente protocollata al numero 7162 del 27 maggio 2020, presentata al consigliere comunale Russo Eugenio, avendo ad oggetto pagamento dell'acconto IMU 2020, venga prorogato al 30 settembre 2020. Prego, consigliere Russo. Siamo all'indomani dell'ultimo consiglio comunale, un consiglio comunale come tanti si potrebbe dire, però la nostra esperienza ci ha insegnato che anche nei consigli comunali, come dire, più semplici e più ordinari si nasconde l'insidia dietro l'angolo. Quello che è accaduto nell'ultimo consiglio comunale lo possono sapere solo coloro che lo hanno seguito in diretta streaming, e fortunatamente abbiamo anche non solo le immagini ma anche l'audio. Intanto partiamo, se riusciamo a fare un po' di cronaca di questo consiglio. Allora, siamo con Eugenio Russo, che è il consigliere comunale di Scordia Bene Comune. Ieri si è praticamente nominato il nuovo collegio delle revisioni dei conti, perché era già scaduto, ricordiamo, e quindi nuovo collegio delle revisioni dei conti, che tra l'altro ha portato via molto tempo, perché insomma c'era da valutare tutta una lunga serie di nominativi, insomma più di 200 domande, insomma alla fine è venuto fuori questo. Poi si è passati al vero e proprio consiglio, quello che riguarda appunto la mozione presentata dal consigliere Eugenio Russo. Allora, intanto vogliamo, noi l'abbiamo scritto più volte nel passato, in questo recente passato, il consigliere Russo, tenendo fede appunto a quelli che sono i problemi legati al coronavirus, aveva chiesto di posticipare la data di scadenza dell'IMU dal 30 giugno a settembre. Ecco, una richiesta, voglio dire, che ci può stare, no? Ecco, questa richiesta però mi sembra che, se non ho capito male, anche il comune aveva, l'amministrazione aveva pensato a una cosa del genere, visto il comunicato di oggi. Vogliamo cercare di capirne di più. Diciamo che come ogni mozione o interrogazione io chiedo sempre il parere dell'esperto di area, del dirigente. E ieri sera appunto il dirigente Orazio Manuele è arrivato in consiglio, tra l'altro abbastanza preparato, con già una proposta di delibera pronta da consegnare sia al Consiglio Comunale ma soprattutto al nuovo Collegio dei Revisori, che abbiamo sorteggiato ieri sera. Ci tengo a precisare, perché la legge dice che dobbiamo sorteggiare il Collegio dei Revisori e non nominarli come in passato. Quindi i primi tre sono stati quelli che fanno parte del Collegio, e poi ci sono stati anche, se non sbaglio, i supplenti. Sì, sono stati sorteggiati tre revisori dei conti, poi altri tre che sono i supplenti, e nei primi tre sorteggi sono stati valutati i curriculum, e chi ha più titoli è stato nominato presidente, perché ripeto, la legge regionale dice che bisogna controllare i curriculum e poi nominare dai tre il presidente. E diciamo che questo si è portato via la metà del consiglio. Allora, poi dopo questa, diciamo, più di un'ora di valutazione, curriculum eccetera eccetera, si è passati alla mozione. Sì, siamo passati alle varie mozioni che hanno presentato i consiglieri comunali, di cui l'ultima, che era la mia, presentata in data, adesso non mi ricordo, sì, 27 maggio, perché molti cittadini, ma anche volevo dire questo, che anche gli operatori del settore come i CAF, che sono in questo periodo, che hanno riaperto da poco e sono sobbarcati di lavoro, onde evitare di dare comunque un cattivo servizio comunque ai cittadini e rischiare di incorrere a more senza motivo, mi era stato chiesto di poter provare a fare questa mozione di indirizzo politico per l'amministrazione, che era la proroga, come suggerisce l'ANCI, al 30 settembre per il pagamento del primo acconto. Diciamo che c'è stata la solita prassi della dichiarazione di voto. Sì, la prassi è stata come ogni consiglio: dichiarazione di voto da parte dei consiglieri d'opposizione, da parte dei consiglieri di maggioranza. Il consigliere De Pasquale si è espresso favorevolmente, e poi il presidente del consiglio, come sempre, si è passato al voto per alzata di mano, come abbiamo sempre fatto, almeno da quando mi sono insediato. Infatti dai verbali ma anche dal video si può constatare che ci sono stati 10 voti favorevoli e 3 sfavorevoli, quindi la mozione è passata.
Purtroppo devo dire che è successo una cosa veramente assurda. Da parte del Presidente è stato un atto veramente gravissimo. Lo dico pubblicamente, in questi giorni chiederò infatti le dimissioni della carica al Presidente del Consiglio, del consigliere Vincenzo Barchitta. E che cosa è successo di così grave? La gravità sta nel fatto che il Presidente del Consiglio deve tutelare l'ordine e soprattutto deve tutelare maggioranza e opposizione e lo svolgimento regolare del Consiglio Comunale. E questo non è stato, perché dopo la prima votazione, quindi obiettivamente la mozione è passata, il Presidente ha dato parola al capogruppo della maggioranza perché doveva fare un'ulteriore dichiarazione di voto. Ma se il voto c'era già stato? Questo infatti, io come potete vedere dal video, se lo rivedete, sono rimasto quasi bloccato, basito, esterrefatto, infatti avevo fatto pure lo zaino e me ne stavo andando. E si è passati a una seconda votazione e a una terza addirittura votazione, con 4 voti favorevoli e tutto il resto sfavorevoli. Tra l'altro consiglieri che si sono alzati, se ne sono andati, cioè è successo un casino. E se l'opposizione, ringrazio la consigliera Bonaciti che comunque ha alzato la voce, giustamente, nei confronti del Presidente del Consiglio, questa mozione sarebbe passata nel dimenticatoio, anzi sarebbe stata anche abolita. Ma io cerco di essere, come dire, più tenero possibile nella malizia, ma può essere stata una gaffe, un errore, dico, a maggior ragione che c'è un segretario che sorveglia, no, fra virgolette. Infatti io ho smesso poi di rivolgermi al Presidente, ad altri consiglieri o membri della Giunta, e mi sono rivolto direttamente al segretario. Ho detto: segretario, ma come la mettiamo la votazione? Leggiamo i verbali per favore. E quando siamo stati riletti i verbali è stato constatato che la prima votazione vi erano 10 voti favorevoli e quindi la mozione è passata, ed infine la mozione è passata. Quindi non era una simulazione di voto? No, assolutamente non esiste, cioè io non... Non ho mai letto. Diciamo che il consigliere Russo è nuovo in consiglio, ma non nuovo fino a questo punto, da non comprendere, voglio dire. Io consigli me ne sono fatti parecchi, nonostante sono da poco, ricopro questa carica da pochissimo. Ma ripeto, questo è un atteggiamento purtroppo che non può esistere. E, se i consiglieri di maggioranza non si erano messi d'accordo prima, il problema non può essere questo. Quindi la votazione non si può cambiare dopo essere stata fatta, quindi non possono esserci 2 o 3 votazioni. Bene, allora abbiamo, come dire, evidenziato questo fatto. Per chiudere, diceva il consigliere Russo che chiederà le dimissioni del Presidente del Consiglio. Per quale motivo? Chiedo le dimissioni del Presidente del Consiglio perché il Presidente del Consiglio dovrebbe tutelare tutti i consiglieri comunali. E in questo caso, ma non è solo questo caso, perché ci sono dei precedenti con altri consiglieri e lo potranno confermare loro stessi. E il Presidente non ha svolto, è inadatto a svolgere il suo ruolo, perché non è possibile che le regole vengano seguite solo quando conviene. E inoltre deve spiegarci, se vuole diventare membro della Giunta a tutti gli effetti, che lo faccia e lasci questo posto ad un altro consigliere comunale, perché ricordo che il sindaco ha dato la delega all'acquedotto al Presidente del Consiglio, che oddio, la legge lo permette a dare una delega speciale a qualsiasi consigliere comunale, però i consiglieri di maggioranza sono tanti, inoltre abbiamo anche un parco assessori che comunque le deleghe si possono anche spalmare. Io non capisco perché questa delega è stata data per forza al Presidente del Consiglio, che comunque già ricopre un ruolo abbastanza importante ed dovrebbe essere super partes e non può partecipare alle riunioni di giunta come questa delega gli dà mandato.